con l'appello, grazie. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. Prima di procedere con l'ordine del giorno, mi dica. Allora, volevo avvisare i consiglieri che nella precedente conferenza dei capigruppo hanno stabilito per il 27 un consiglio in una scuola sulla giornata della memoria. Il 27 invece per scadenze il consiglio va alla proposta di bilancio, 27 e 28. Quindi ho pensato di spostare il consiglio aperto sulla giornata della memoria a venerdì 30 mattina presso la scuola Bertrand Russell, via Tuscolana 208 mi sembra, la mattina con un orario già fissato dalle ore 9 alle ore 10.50, né prima né dopo. E quindi questa è per colpa, arriverà anche la comunicazione scritta, comunque volevo avvisare intanto tutti i consiglieri di questa convocazione del consiglio. Allora, procediamo, scusate, al nome del quale scrutatori, consiglieri Benassi, Carlos, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, procediamo con l'ordine del giorno. Mi dica, consigliere Venci. Grazie Presidente. Chiedo cortesemente se è possibile un'inversione dei punti all'ordine del giorno. Cioè? Quindi chiedo se è possibile mettere il punto numero 3, quindi il ripristino dei pari illuminazioni pubbliche a Nel Fontana Agnino, al punto primo. Grazie. Il sottoscritto non ho niente in contrario. Se non ci sono opposizioni, lo diamo per accettato. Se c'è qualche opposizione, lo mettiamo in votazione. Presidente, mi scusi, io devo presentare questa mozione ex articolo 58. Sì, ho presentato l'articolo 58. È quella rivista dei bandi. Allora, non ci sono opposizioni su questo, quindi viene accettata l'inversione dell'ordine del giorno. Comunica che è stata presentata da consiglieri Coia e Lozzi una mozione ex articolo 58 riguardante criteri di partecipazione ai bandi municipali, e credo di poter, diciamo, ecco, la segretaria del consiglio di poter accogliere questa mozione articolo 58, però ritengo anche che non c'è proprio il carattere di urgentissimo su questo, quindi di... Allora, chiaramente l'accolgo come mozione, però ritengo anche, diciamo, non ha una scadenza immediata questa, quindi si può benissimo affrontare un successivo consiglio, tenendo presente chiaramente che il prossimo consiglio abbiamo deciso che è tutto dedicato al bilancio, quindi non ci sono altri punti all'ordine del giorno su quel consiglio, e consiglio del 30 non mi sembra il caso. Come abbiamo
in conferenza dei capigruppo, diciamo, calendarizzato per il 5 febbraio un consiglio su interrogazioni e qualche altre proposte, credo che possa, se i firmatari sono d'accordo, di, diciamo, senza portarla, diciamo, in capigruppo, di calendarizzare per il 5 febbraio. Bene? D'accordo? Mi dica. Scusi Presidente, ma visto che una risoluzione viene, una mozione viene ritirata, ce ne stanno due veloci. Quando viene ritirata? Non mi sembra, non mi risulta nessun ritiro. Allora, vabbè, voci dei corridoi. No, non mi risulta, scusi, io non so niente, voci dei corridoi non mi arrivano qua. Allora, quindi abbiamo accettato, scusate, abbiamo accettato l'intenzione dell'ordine del giorno, quindi cominciare il consiglio con il punto 3, proposta di risoluzione avente ad oggetto ripristino paglia illuminazione pubblica in via dei Fontanili a Nagnino, angolo via Cetraro fino al civico 183. Comunica che su questa proposta di risoluzione sono stati presentati 4 emendamenti sostitutivi a firma dei consiglieri Poli, Carrus e... Chi è il terzo? Non è decifrabile. C'è una terza firma, chi ha? Scusate, ci sono 3 firme. La terza non è leggibile. Poli, Carrus. Vabbè, non è... no, io non lo so di chi è la firma. Allora, procediamo, quindi ripeto, passeremo poi a, dopo la presentazione e la discussione, passeremo a esaminare gli emendamenti. Allora, emendamenti sostitutivi. Allora, prego la consigliera Renzi. Grazie Presidente. Di presentare la proposta, grazie. Grazie Presidente, sarò molto veloce visto che già abbiamo parlato. Scusa, scusi un attimo, consigliere Renzi, c'è? Ah, è Poli Carrus. Allora, sono soltanto allora consiglieri Poli e Carrus. Prego, consigliere Renzi. Grazie, sarò veloce perché già ne abbiamo parlato il passato, l'ultimo consiglio che abbiamo fatto su questa risoluzione, quello che è diventato oggi una risoluzione perché era una mozione. Praticamente sono stati tolti dei pali in quanto purtroppo c'è stato un incidente mortale in via Fontanina Nannino, quindi sono stati ritenuti pericolosi e quindi rimossi, e in alcuni, su tutta la via, in alcuni punti non sono più stati ripristinati. E, per quanto riguarda, perché questa risoluzione prevede anche la messa in sicurezza, perché ci sono anche altre strade che purtroppo presentano, a causa dell'arretramento delle mura di cinta della strada di via Torre di Morena, ci sono questi pali che purtroppo al momento sono pericolosi come quelli che erano poi in via Fontanina Nannino. Quindi noi con questo atto chiediamo che innanzitutto vengano ripristinati per una questione di sicurezza i pali in via Fontanina Nannino e che appunto vengano messi in sicurezza quelli di via Torre di Morena. Grazie. Grazie a lei consigliere Renzi. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire, siamo in discussione generale. Allora, consigliera Carlos, prego. Non ho visto. Niente. Presidente e colleghi consiglieri, sì, sono stati, in base all'ordine del giorno, sono stati presentati degli emendamenti, anche diciamo un testo già di mozione che non è altro che l'integrazione degli emendamenti già presentati. Se è possibile magari una sospensione, se i colleghi consiglieri sono d'accordo, anche per discutere nel merito e nel contenuto degli emendamenti portati, della risoluzione portata, semplicemente perché rispetto alla risoluzione che, come ha ben esposto la consigliera Lenci, solleva il problema del ripristino dei pali dell'illuminazione di via Fontanina Nannino, via Cetraro fino al civico 183, nella discussione, nel lavoro degli uffici vengono
sottolineati alcuni dei lavori fatti e dell'interlocuzione tra i vari organi competenti, e perciò se è possibile... Quindi vi sta chiedendo la sospensione di qualche minuto del Consiglio, sì, per approfondire insieme... credo di poter raccogliere la richiesta di sospensione, quindi il Consiglio sospeso per 10 minuti, grazie. Riprendiamo il Consiglio con la discussione generale. Scusate, per favore. Allora, chi vuole intervenire sulla discussione generale? Allora, ci sono interventi? Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Purtroppo si sta verificando una situazione che avrei preferito, insomma, che non avvenisse, perché poi vorrei entrare nel merito delle cose. Lo so che questa mozione è vecchissima, era una mozione presentata 9 mesi fa, non si è fatto nulla, è stato un continuo rinviarla, l'ho ritirata una volta nei capigruppo per farne una cosa più completa, per specificare che gli uffici avevano lavorato, quindi per non strumentalizzare la cosa. Purtroppo siamo arrivati all'ultima commissione di lavori pubblici, dove era stato detto che si sarebbe fatto un lavoro molto più completo, invece purtroppo questa cosa non è stata fatta e purtroppo oggi ci troviamo a doverla fare in consiglio, quindi a inserire, e non è facile questa cosa farla in consiglio, cioè ci sono i luoghi dove fare i lavori. Io voglio dire solamente una cosa. Due giorni fa credo, ho letto che sulla Cassia era, a causa di una frana del 31 di dicembre, erano stati tolti dei pali perché ritenuti pericolosi e ieri sono stati già ripristinati. Allora io mi chiedo perché in alcuni municipi le cose vanno in maniera veloce e qui invece si sta facendo una lotta, dopotutto stiamo solamente cercando di ripristinare un servizio che i cittadini stanno pagando, perché quelli che abitano in Via Cetraro sono più di 3 anni che pagano i pali da luce e non c'hanno la luce. Quindi io voglio dire, oggi praticamente nella mia risoluzione ci manca la parte del lavoro degli uffici, che hanno fatto gli uffici, e quindi potevamo benissimo inserirli venerdì nella commissione e non arrivare oggi a doverlo fare. E io cosa volete che vi dica? Vorrei che per una volta si accantonassero delle guerre personali e si cominciasse a remare, ma dovremmo farlo tutti, però dovremmo farlo tutti, non solamente alcuni. Io lo sapevo che oggi sarebbero stati presentati degli emendamenti, me lo sentivo francamente, e mi dispiace di questo, perché ho dato tutto il tempo possibile per far sì che questo atto uscisse così come lo vediamo oggi, come è stato presentato oggi. Però, come ho detto l'altra volta, non mi interessa poi alla fine chi avrà fatto il lavoro migliore, chi sarà stato a livello amministrativo migliore. Io ho cercato di fare il mio meglio, cercando di portare una risoluzione sul territorio, anche perché penso che lo dobbiamo anche ai genitori di quel ragazzo che è morto, perché se noi non impariamo dalle esperienze negative che abbiamo, un'amministrazione corretta doveva fare un mea culpa in quel caso e non aspettare altri 3 anni, perché via Fontanella Nagnino, dove è morto il ragazzo, i pali sono stati spostati, però ce ne abbiamo tanti altri nel territorio, adesso parlo dell'exagrama, ce ne saranno tanti altri ancora. Allora, se queste esperienze non ci insegnano nulla, è drammatico, è veramente drammatica, perché io penso sempre che per guardare in faccia diritto ai genitori che hanno perso un figlio, la cosa migliore sarebbe quella forse di mettere in sicurezza le altre strade per far sì che la morte di Valerio non sia stata inutile. Quindi voglio dire, e invece quando continuo ancora a passare su alcune strade che sono veramente pericolose e poi dopo mi ritrovo in consiglio a litigare perché questa cosa l'hai messa tu, no, questa cosa la dovevo mettere io, francamente io non ragiono così. Quindi io oggi spero che questa risoluzione, a me non importa se è stata cambiata, mi interessa la sostanza.
mi interessa di sapere che forse da domani qualcuno si prenderà carico, non voglio dire che fino ad oggi non sia stato fatto, ma che si prenderà carico con una responsabilità diversa e porti avanti quello che noi in questo Consiglio oggi abbiamo deciso di fare tutti insieme. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consigliere Matrondo, la prego. Allora, prima c'ho avuto un attacco di ira. Aspettate, scusate, scusate. Non abbiamo una discussione generale. Scusate. Allora, innanzitutto mi dispiace che non vedo il presidente, l'assessore Morgia, nonché vicepresidente, visto che questa cosa riguarda la sua commissione, la commissione lavori pubblici, e questo già è una mancanza di rispetto per i consiglieri, perché lui doveva stare qui oggi, perché senz'altro i promotori di questi emendamenti senz'altro avevano presentato, hanno fatto vedere allo stesso assessore quali emendamenti venivano apportati, quali modifiche venivano apportati a quella risoluzione. Pertanto già la mancanza dell'assessore è grave, anzi gravissima. Portare in commissione, e io mi dispiace per la Lenci, per la consigliera Lenci, portare in commissione una risoluzione bella che è stampata, quando ho detto noi abbiamo una commissione che ha lavorato, credo che ha iniziato a lavorare già ben due volte, anche se ci sono stati problemi per il Presidente, problemi familiari, però non riesco a capire, visto che l'argomento è importantissimo, a quel punto se non era stata portata la commissione ordinaria, la commissione di venerdì, potevamo fare immediatamente una commissione straordinaria, perché sì, salviamo gli uffici, per carità, facciamo vedere il lavoro dell'ufficio, per carità, però non facciamo vedere il lavoro delle commissioni, cioè significa che la commissione dove esistono, ci stanno 10 o 12 consiglieri, non ha lavorato, cioè è stata inerte, assente, e questa è una cosa gravissima. Altra cosa gravissima, scusate, si parla di sicurezza, la nostra Presidente va insieme alla Matarazzo, va a fare il sopralluogo, va a fare tutto quello che gli pare, noi consiglieri non sappiamo nulla, ma è giusto perché credo che neanche la maggioranza in parte lo sapeva, a parte i due promotori degli emendamenti, scusate Carus e Poli, perché soltanto voi eravate presenti in quel sopralluogo con la Presidente Fantino, con la Matarazzo o chi per lui, poi convochiamo per ben due volte la sicurezza di Morena in commissione legalità e sicurezza, la nostra Presidente non si presenta, non ci dice niente, ci fa aspettare, non ci manda un comunicato, non ci dice assolutamente nulla, se ne frega altamente, però è andata a fare il sopralluogo con i suoi consiglieri prediletti, scusate perché se uso questo termine forte, però è così. Allora è inutile che si storcono le facce, perché è così, la realtà è questa, che ci piace fare le belle statuine, le belle presenze sui posti, però poi a livello lavorativo non facciamo assolutamente nulla, e lo stiamo dimostrando, due commissioni legalità e sicurezza convocate con tanto di lasso di tempo, con tanto specificato, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento municipale, comma 9 e 10, è invitata la Presidente se n'è fregata, questo è grave, e adesso mi venite a dire qui, e ripeto, mi portate quattro emendamenti, possono anche essere votati, per carità, i quattro emendamenti, non ci piove, ma l'assessore Morgia, nonché vicepresidente, dove sta? Non c'è il presidente Cofano per problemi familiari, credo. Il vicepresidente Morgia, assessore ai lavori pubblici, dove sta? Perché io volevo sentire lui. Avrà altri impegni con l'assessore Morgia, consigliere Matrondola? Ma il Consiglio Municipale è supremo a certi impegni. Il Consiglio Municipale è stato convocato 4 giorni fa, 5 giorni fa, come ha letto, perché io sono sicuro, signor Presidente, che l'assessore Morgia quegli emendamenti, quella risoluzione l'ha letta, e l'ha letta in tempo reale, cioè l'ha letta al momento giusto, e non credo che l'abbia letta oggi, e non credo che la leggerà domani, ma l'ha letta senz'altro una settimana fa, e questa è un'altra cosa gravissima. Noi ci siamo riuniti venerdì nessuno ha accennato, il consigliere Poli, che faceva parte della commissione lavori pubblici, non ha accennato, scusa Carus, mi sono sbagliato, non c'è stato, peggio che mai, però venerdì mattina eri presente come consigliere, allora potevi venire in commissione e dire al consigliere Stelitano, che presiedeva senza saperlo e senza volerlo la commissione in qualità vicepresidente, c'è questa problematica, che vogliamo fare? L'ha detto Stelitano stesso che poi andava agli indagati, l'ha detto dopo
la parola alla difesa. Per favore, per favore. Prego, consigliere Matonna. No, è giù, è scusate, giusto. Scusate. È giusto. Per favore. Scusa, e lì c'è la difesa, ma per è giusto favore, questo. Consigliere. Allora voglio e concludo con questo. Pertanto, questo atteggiamento così, perché poi passa a normale, perché io in malafede posso pensare che l'assessore Morgia, scusate se lo attacco, però è così, sapeva tutto, però non ha avvisato, cioè se ne è letteralmente visto e guardato di dire, guardate, vogliamo fare questa risoluzione, dobbiamo modificare, non si va su, non si fanno queste cosette mandando avanti due consiglieri, perché? Perché poi? Non è stata convocata anche la consigliera Lenci. Lei informalmente sapeva queste modifiche. Poteva essere chiamata. L'avrei. Favore. No. Prego, conservatore. Vabbè. Prego. Io concludo perché di questo è un atteggiamento. È un errore della maggioranza. Tutta la maggioranza. Perché qui si creano. Cioè si continua a non lavorare per il municipio, a non lavorare per i cittadini, perché questo sistema è totalmente sbagliato, è un sistema che non è per nulla trasparente e lascia sempre pensare che c'è qualcosa di dietro, qualcosa che politicamente deve dar fastidio, oppure politicamente, scusate il termine forte, ci deve mettere la famosa marchetta. Grazie. Consigliera Lozzi, prego. Allora, per l'ennesima volta viene fuori l'incapacità di questo Consiglio, di questa amministrazione, di non riuscire a lavorare nelle commissioni competenti e soprattutto di non riuscire a portare mai a casa nulla per la cittadinanza. Gli emendamenti non sono problematici in sé perché fanno semplicemente la cronistoria di ciò che gli organi municipali, gli uffici municipali hanno fatto in relazione a questa problematica. E leggendo la cronistoria però mi sono ancora più preoccupata perché oltre ad evidenziare il fatto che c'è una commissione dei lavori pubblici che in questo municipio non funziona e forse è arrivato il momento che i capogruppo si riuniscano per definire bene la questione della commissione dei lavori pubblici, perché in un municipio così vasto, con le problematiche che ci sono oggi nel comune di Roma, avere una commissione dei lavori pubblici che non è in grado di lavorare o non sa lavorare non è ammissibile. Ma è ancora più grave vedere che in 4 anni gli uffici municipali hanno fatto tantissimo per provare a risolvere questa situazione e il comune di Roma non ha avuto la possibilità di mettere fine a questa storia, cioè la CEA ci ha completamente ignorato anche sotto sollecitazione del comune e questo è emblematico, significa che un comune di Roma non è in grado di parlare con una società che fornisce il servizio per l'illuminazione e risolvere in 4 anni un problema così serio e questo è un problema che noi dobbiamo assolutamente porre all'attenzione. Oggi litigheremo, valuteremo se gli emendamenti vanno inseriti o meno, ma forse è arrivato il momento di cominciare a lavorare, come diceva la consigliera Lenci, insieme per battagliare insieme contro chi dovrebbe fare e non fa. Perché quando vengono a chiedere i soldi ai cittadini delle bollette tutti stanno là e devono pagare, quando tolgono i pali perché sono pericolosi li tolgono, quando sono spenti perché non si sa perché tutti acconsentono affinché i pali siano spenti, quando devono invece funzionare le cose nessuno risponde e nessuno ci calcola. Allora se vogliamo dare un senso alla nostra presenza in questo municipio cominciamo a far funzionare le cose, se ci sono commissioni che non sono in grado di lavorare dopo un anno e mezzo è forse arrivato il momento di valutare bene e di cambiare chi non è in grado di portare avanti una commissione così importante, perché l'alternativa è o si lavora in commissione o purtroppo ci riduciamo a lavorare un quarto d'ora in sospensione del Consiglio e non mi sembra una cosa corretta né nei confronti dei consiglieri né nei confronti dei cittadini che aspettano delle risposte. Quindi per me oggi inserire gli emendamenti non è assolutamente un problema, votare questa risoluzione è assolutamente indispensabile per dimostrare la serietà di questo Consiglio su un argomento che è portato avanti da questa consigliatura da 1 anno e mezzo e in generale da quasi 4 anni. Quindi per noi si vota. Consigliere Giuliano, prego. No, scusa, c'è prima il consigliere Laddaca. No, c'era. C'era no, c'è il consigliere Laddaca. Grazie Presidente. Io l'ho detto anche nella pausa, durante la quale, come ha detto chi mi ha preceduto, stavamo lavorando e non giocando, che
Ringrazio i proponenti per la ragionevolezza con cui si sono posti a fronte di una questione che sicuramente è stata ha riscontrato dei problemi, forse delle, come dire, non è stata proprio gestita a regola d'arte in varie sedi, però non capisco francamente vedere una regia occulta dietro a questa cosa, cioè portare delle modifiche oggi e non averli deliberatamente voluti portare in commissione, creando in realtà più un problema che altro, quale sarebbe stato l'intendimento. Io francamente non lo vedo, ripeto, è chiaro che dei problemi ci sono stati, ma vederlo come una precisa volontà di fare qualcosa in un momento piuttosto che in un altro non lo vedo, ripeto, soprattutto nel momento in cui questo porta più problemi e lo si sapeva, quindi non si capisce davvero quale sarebbe stato lo scopo di questo atteggiamento, uno scopo che, ripeto, mi sembra che giustamente i proponenti hanno accolto con ragionevolezza, pur sottolineando alcuni problemi che sicuramente ci sono stati. Dopodiché io l'amico collega Madonna, che capisco che deve cogliere alcune occasioni e lo fa sempre, insomma, molto abilmente, ma io lo ridico in tutte le commissioni, cioè sottolineare automaticamente l'assenza degli uffici, degli assessori o della presidenza, anche amministrativa, perché spesso è capitato anche con gli uffici che poi viene presa un'assenza come una mancanza di rispetto o un menefreghismo da parte di chi è invitato. Io come presidente di commissione devo dire che potrà capitare da parte di qualcuno, però quando devo convocare qualcuno lo concordo sempre prima, che sia la presidente, che sia l'assessore che riguarda la mia commissione, l'assessore Gianziero Cusa, con cui concordo le presenze in commissione cercando di non convocarla quando so che non può venire. Certo, se sappiamo che gli assessori spesso hanno riunioni con gli uffici in Campidoglio, ecco, io dico soltanto che fare l'automatismo, se non è venuto in commissione, se ne frega e non rispetta il lavoro della commissione, credo sia irrispettoso innanzitutto dell'istituzione che gli assessori rappresentano e che noi rappresentiamo. Quindi, come dire, inviterei tutti quanti a evitare anche nelle commissioni di fare questo passaggio automatico, che automatico non è. Siamo favorevoli a questa modifica che rende giustizia esclusivamente agli uffici, alla parte amministrativa e non alla parte politica, e credo anche che dia più forza ad una risoluzione che, io lo dico subito, voterò comunque, quindi sia che gli emendamenti passino sia che non passino, perché quello che mi interessa è che si ripristini l'illuminazione in quelle vie, che è sacrosanto. Però credo che anche agli occhi dei cittadini sia ingiusto e molto sbagliato e irresponsabile da parte nostra votare un atto in cui sembra che in 4 anni che c'è il problema nessun ufficio del municipio ha fatto nulla. Credo che questo sarebbe un atto profondamente irresponsabile da parte nostra, licenziare un atto in cui sembra che in 4 anni nulla è stato fatto, ed anzi riportare tutto quello che è stato fatto dagli uffici dà ancora più forza in una lamentela che dice: nonostante tutto quello che abbiamo fatto, Roma Capitale e ACEA non si sono ancora attivati, e questo è il vero problema che dobbiamo risolvere e contrastare tutti insieme. Grazie. Consigliere Giuliato, prego. Grazie Presidente. Allora, e come si immaginava, come qualcuno ha detto, insomma, ridurre tutto questo a una mera discussione, insomma, nel fine di come doveva essere e quindi quali fossero i passi da dover intraprendere, insomma, mi sembra molto limitativa, mi sembra molto ingiusta. È ovvio che giustamente poi, quando la collega Lenci dice guerre personali, a me, io mi affianco a questo ragionamento, perché dico, in una situazione di questo tipo la guerra personale non annulla il merito, perché poi anche l'altro collega di centrodestra, mio amico Matronova, dice giustamente metodo e merito. Io sono uno di quelli che ha sempre detto che c'è una grande differenza fra il metodo e il merito, cioè che comunque le cose vanno fatte con metodo e poi all'interno devono contenere un merito, quindi un significato. In questo caso è ovvio che il metodo è stato sbagliato, o risulta sbagliato, non perché non c'era la volontà di poter rapportare comunque una procedura no regolare, però poi, come è accaduto in questi ultimi mesi in questo municipio, la parte politica, quindi un po' la maggioranza in confusione, un po' l'opposizione che comunque non trovava modo, anche insieme alla maggioranza, di
proporre alcune situazioni, e c'è stato un po' di, diciamo, di confusione, diciamo così, politica, per cui alcuni meccanismi sono sballati. Quando uno gioca, no, a 7:30, no, quando arrivi e fai più 7:30 sballi. Quindi qualcosa è andato oltre e non ha dato forza a un lavoro di tutte le commissioni. Qualcuno è riuscito a portare avanti dei lavori nonostante difficoltà, altri meno, altri probabilmente non hanno capacità di portarlo avanti, però questo è un altro ragionamento. Mi fermo al metodo a merito, perché comunque sia metodo sbagliato, merito positivissimo. Noi adesso abbiamo un compito per far sì che il lavoro effettuato, perché giustamente se in questi emendamenti ci fosse stato qualcosa di politico, è normale che andava ad intaccare quello che è stato il lavoro o l'interesse o il pensiero di alcuni consiglieri e poi della commissione tutta, perché da mozione si è passata a risoluzione. Però è vero pure che per quanto riguarda il discorso del merito, noi non possiamo farci annullare dal metodo il merito. Cioè il merito deve essere più forte del merito in questo caso, cioè lo dobbiamo superare, anche perché diventiamo anche noi parte integrante di questo meccanismo. Allora le varie fasi sono diversificate, la parte amministrativa ha un lavoro, ha un ruolo e ha un responsabile, la parte politica, che siamo noi insieme alla giunta, al presidente, ha un altro ruolo. Non devono essere, ok, intercambiabili, perché ognuno ha la sua parte, però devono essere paralleli. Quindi uno deve essere utile all'altro se vogliamo fare le cose fatte bene. A volte questo meccanismo si inceppa, va bene? Per colpa di chi? Vabbè, non lo so per colpa di chi, però è vero pure che a questo punto, per rendere merito, noi dobbiamo essere più forti di questa inefficienza. Quindi è in quest'aula che possiamo fare la differenza per una cosa che grida vendetta, grida giustizia. A maggior ragione sono d'accordo che aver messo degli elementi per cui questa amministrazione scorsa e attuale ha fatto degli interventi, ha fatto delle dimostranze, ha fatto delle comunicazioni dal punto di vista degli uffici, noi l'abbiamo seguita, abbiamo dato forza, l'abbiamo riportata, perché poi alla fine noi non contiamo nulla rispetto a Roma Capitale. E questo è il risultato. Senza entrare in altri tecnicismi o in altri passaggi politici, che poi avremo da parlarne durante il bilancio, perché lì contiene un po' tutto. Però questo è solo ed esclusivamente una discrasia fra la parte amministrativa e la parte politica. Ora, però tutte e due hanno lavorato, e quello è il problema. Allora va dato, giustamente, merito a tutti, alle commissioni, alla parte amministrativa, a noi che in questo consiglio andiamo a votare un qualcosa di giusto. Chiudo dicendo appunto che adesso la differenza fra risoluzione ante e risoluzione post, cioè prima, dopo, quella portata, quella modificata, non cambia. Quindi noi, per quanto mi riguarda, dobbiamo essere più forti di questa inefficienza che si è dimostrata. Certo, se i due metodi, se i due sistemi, metodo e merito, viaggiano in modo parallelo, faremmo l'ottimo, no? Sarebbe il massimo, il 100% del lavoro. Però se questo è successo, se ci facciamo un nostro resoconto personale, ci rendiamo conto che in questi mesi non si è potuto lavorare come si doveva, e lo sappiamo tutti le difficoltà che ci sono state, politiche, esclusivamente politiche. Però non è questa la fase per dire chi ha una responsabilità politica maggiore o minore, però è questa la fase per dire come possiamo salvare questo problema, come risolvere questo problema con il merito, ok? Questo è quello discorso. Poi ovviamente manca la presidente, manca il vicepresidente, mancano gli assessori, cioè a me il mio collega Matrona mi fa ridere, perché sia un amico e tutto quanto, però poi sembra che lui se la prenda solo esclusivamente con due membri della giunta. Qui manca tutta la giunta, qui mancano quel, no, ma è un, Charles, modo per dire, per favore, è un modo per dire che per favore. Cioè, la giunta è fatta da un presidente e sei assessori. Allora, a nessuno di sei diceva, ma ce ne sta quello competente, bene, però ci sono delle volte, capito, che qui non c'è mai nessuno. Allora bisogna, come centrodestra, caro collega, che dobbiamo far presente che mancano spesso e volentieri assessori a prescindere, o delle volte manca il presidente e comunque non c'è un'ora per altri impegni, non c'è un'ora della sua presenza in questo consiglio che è, diciamo, supremo, dove si prendono le decisioni. Quindi facciamo un ragionamento di
di maggioranza, di chi gestisce questo consiglio, può fare la differenza, ma non è che può lavorare non staccato da un presidente del municipio o da una giunta, perché comunque si fanno lavori slegati e questo non porta vantaggio. Quindi il problema è complessivo. Quindi io sono d'accordo che qualunque sia l'atto che viene portato, noi come Fratelli d'Italia lo voteremo, è ovvio che lo voteremo. Certo, a questo punto sarebbe più intelligente, per quello che ho detto e qualche altro ha commentato, avere un report, un resoconto totale di quelle che sono state le vicissitudini e di quello che è stato tutto il lavoro effettuato. Darebbe merito a chi l'ha fatto e darebbe merito a noi, e comunque abbiamo capito che nonostante difficoltà che ci sono in questo municipio dal punto di vista, diciamo, politico, siamo riusciti a essere superiori a quello che sono le inefficienze. Grazie. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, onorevoli consiglieri, buone vacanze fatte, quindi sono contento che ci vediamo dopo le vacanze. Era il 18-12 quando ci siamo visti per l'ultimo consiglio, ero ben lieto di votare una mozione urgente che da un anno stava ferma sul tavolo dell'assessore, riguardava l'illuminazione pubblica di un quartiere così importante. C'erano stati dei precedenti per cui era urgente fare questo intervento. Avevamo i numeri tutti, è stata forse una questione di tempi o di volontà o di differenza tra una mozione e una risoluzione. Tutti quanti avevamo capito che per dare più forza all'atto politico di una mozione si preferiva una risoluzione, ma nessuno, ricordo io, negli interventi fatti si parlò della centocella approvata, vendita del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica approvata. Poi c'era una richiesta di fondi relativamente al verde pubblico e sono arrivati adesso con il bilancio. La mozione della Lenci stavamo approvando, perché non mancavano mica i numeri per approvarla. Qualcuno ha sollevato solamente nella questione di dare più forza. Molte volte noi in quest'Aula abbiamo cambiato solo il nome, da mozione scriviamo risoluzione. Se il risultato non cambia, ma perché abbiamo voluto rendere problematico l'inutile allora e oggi ancora scriviamo tutti gli atti che hanno prodotto gli uffici per farsi dire di no? Potremmo scriverlo con una parola, dicendo che gli uffici ripetutamente hanno richiesto attraverso atti l'intervento in oggetto. Scrivere tutta la pappardella del 22, del 3, del 4, tutte le volte che siamo andati a reclamare questa cosa, mi sembra pretestuoso. Di voler mettere il cappello su ogni cosa, a tutti i costi, cosa che non è corretto, perché poi, come diceva bene la consigliera Lenci, è il risultato quello che conta. Noi lo volevamo fare, no, io l'avrei votato subito con una mozione ex articolo 58, perché se qualcuno si è tenuto per un anno intero la mozione della consigliera di maggioranza rispetto al quadrante di Morena, mi deve dire perché un presidente di commissione lavori pubblici che vede giacere sul tavolo una mozione dopo un anno dovrà dire qualcosa e scrivere, vedere, rispondere quanti interventi in successione sono stati eseguiti. Fine. Mo adesso ci ritroviamo in questo duello che sembra faraonico. Io, noi, e penso la globalità di questo consiglio, non ha assolutamente problemi a votarla, però per giustizia mi sembra giusto, come dire, bizantinismi, inserire questo, lavorare di corsa. C'è stata la commissione, io c'ero, ma aspettavo che qualcuno portasse qualche cambiamento. Però credetemi, se noi avessimo cambiato l'altra volta, scritto risoluzione invece che mozione, avremmo fatto meglio. Avremmo fatto meglio perché i tempi si accorciavano rispetto al problema. Io non penso a un dipartimento perché vede le ripetute sollecitazioni vada a intervenire prima rispetto al problema che c'è. Il problema è grave. Manca l'illuminazione pubblica, fine.
Se adesso il consigliere Poli o la consigliera Carrus hanno voglia di inserire un emendamento, un palo in più, una strada in più, perché ce la siamo dimenticata, io ci metto la firma e sostengo fortemente una posizione del genere, ma che mi debbano inserire l'iter procedurale di tutte le richieste, come se io ogni volta ad Antonelli gli presentassi l'elenco delle richieste di tutte le scuole e di tutti gli interventi che richiedono in successione. Non lo mettiamo. Quindi sono ben lieto di votare la risoluzione così come è stata portata dalla Presidente, Vicepresidente della Commissione Scuola, nonché consigliera Lenci. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Microfono, consigliere Ciancio. Sì, io avevo detto alla consigliera Lenci che porta questa mozione avanti e indietro dalla Commissione al Consiglio e dal Consiglio alla Commissione da quasi un anno e mezzo, di presentarla e di forzare la mano già da molto tempo. Purtroppo in questo Consiglio, in questo Municipio, io che sono arrivata con tanto entusiasmo di cambiare le cose, già dai primi mesi mi sono accorta che non dovevo presentare niente per poter stare in santa pace, perché avendo presentato due risoluzioni, mi sono trovata in difficoltà assoluta perché quelle risoluzioni non dovevano essere presentate, ma non perché non si fosse d'accordo nel merito, ma semplicemente perché il nostro lavoro qui è di stare fermi e non fare nulla di significativo. Le nostre commissioni, io do atto al consigliere Laddaga e probabilmente anche alla commissione urbanistica che lavorano con la presenza degli uffici e della Presidente, ma gli voglio far notare che sono gli unici, perché io sono per quasi due anni ho lavorato al regolamento, avendo convocato più volte anche il direttore e gli uffici, da sola con i consiglieri. Non abbiamo avuto nessun supporto amministrativo o poco, non abbiamo avuto carta, non abbiamo avuto mezzi per lavorare, quindi abbiamo fatto tutto per conto nostro e da soli, e così è andata tutta la sempre qui la pappardella. Inoltre questa abitudine di far arrivare le osservazioni in consiglio dopo che gli atti sono stati per mesi e mesi in giro per uffici, per commissioni, è già successo, è successo tantissime volte. La delibera sulla trasparenza è stata al parere degli uffici, della giunta e del direttore per cinque mesi. Le osservazioni sono arrivate quando la delibera è arrivata in consiglio, ed è una cosa inaccettabile, che si può accettare solo per gli atti che vengono fatti all'ultimo minuto, ma non si può accettare per atti che vengono mandati all'espressione di parere cinque mesi prima. Va bene? E poi questi atti che fine fanno? Perché non si ha riscontro di un procedere degli atti che noi votiamo qui dentro. E oltretutto i dipartimenti di questo municipio se ne fregano, onestamente, perché io capisco che se in un altro municipio è caduto un palo e l'hanno rimesso subito e qui sono tre anni e non si riesce a far rimettere due pali, probabilmente c'è una considerazione del municipio che non è molto alta. Quindi io sono d'accordo con la mozione della consigliera Lenci, la voto così com'è, non mi va di stare a fare storia su queste cose, ma dico semplicemente che la Commissione Lavori Pubblici non funziona e non ha mai funzionato da un anno. L'altro giorno ci siamo riuniti sull'Appio Primo per l'esame dei documenti che io sono dovuta andare a rimediare al Dipartimento, perché in questo municipio per un anno l'assessore, la Presidente hanno negato che ci fossero i progetti e i documenti su Appio Primo. Quindi bugie, si negano gli atti, non si viene in commissione, non si vuole che questo consiglio faccia nulla. Noi faremo felici la giunta il giorno in cui verremo soltanto a firmare e poi prenderemo il nostro gettone e ce ne andremo a casa senza rompere le scatole al manovratore. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Bilassi, scusi. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque è evidente che ci sia stata una mancanza di comunicazioni e decisioni in una commissione di cui il nostro gruppo politico esprime il Presidente, e questa mancanza ha portato a un cortocircuito che abbiamo qui di fronte, e quindi non posso che in qualche modo, visto che oggi appunto
il mio collega non c'è perché, come è stato ricordato già da qualcuno prima, ha dei motivi familiari abbastanza, diciamo, seri per non essere presente oggi qui in consiglio, cioè, preme in qualche modo la responsabilità di quanto è accaduto. È evidente che l'atto che si sta esaminando è un atto comunque che è necessario per la problematica presentata. Io, al di là delle discussioni e di chi, insomma, ha spiegato le sue motivazioni rispetto alla non necessarietà degli emendamenti, io credo semplicemente, al di là di tutte le discussioni che possiamo fare, che quegli emendamenti siano semplicemente un modo per, appunto, dare atto agli uffici, alle azioni fatte agli uffici in questo anno e mezzo, sono moderato 2 anni, in merito alla problematica, e quindi credo che rafforzi in qualche modo l'atto che stiamo per votare. Io, come oggi mi assumo la responsabilità per conto del mio presidente, che mi ha chiesto di far sì che l'atto comunque venisse completato in caso di integrazioni, perché anche lui sapeva bene la situazione, ha dovuto lasciare la commissione quel giorno e l'atto poi è passato così senza che lui potesse avesse la possibilità di intervenire. Mi ha chiesto, appunto, di far sì che la sua volontà fosse rispettata, per cui porterò avanti questo compito e basta, nient'altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Benassi. Consigliere Tutino, prego. Grazie, presidente. Allora, nella commissione lavori pubblici immediatamente, appena si è posto il problema dell'atto che sarebbe dovuto andare in votazione, come lista civica ci siamo espressi per votarlo immediatamente, per votarlo positivamente. Questo perché, come è stato rilevato in diversi interventi, è andato avanti a lungo in maniere diciamo disordinate quest'atto e andava portato a termine, anche perché, e giustamente questo l'ha rilevato la consigliera Lenci, non si tratta solo dell'illuminazione, che quindi di un servizio che viene reso a chi lo paga, ma giustamente ha rilevato la consigliera che si tratta anche di un qualche cosa che parte da un evento drammatico, dalla morte di un giovane. Quindi è veramente importante fare un atto efficace e fare un atto sopra il quale non si vada a speculare per le guerre personali ad un assessore, perché, ecco, quando si dice, veramente mi meraviglio quando si dice quest'atto è rimasto sul tavolo dell'assessore, l'atto non va sul tavolo degli assessori. Mi dispiace che ci sia questa, diciamo, mancata conoscenza da parte di consiglieri di vecchia data. Gli atti vanno in ufficio di consiglio e vanno nelle commissioni. Quando si dice da parte di consiglieri di vecchia data, e vabbè, che facciamo? Ci mettiamo in un documento, in una risoluzione, tutti gli eventi che hanno portato alla risoluzione? E beh, gli atti amministrativi o si fanno così o perdono di efficacia. È questa la ragione molto semplice, la ragione molto semplice per cui, quando eravamo in commissione, si è stabilito di votarla così com'era, e l'allora presidente, che vicepresidente della commissione, Stelitano, ha detto la votiamo così, ma c'erano molti sono presenti qui, compresa la consigliera Lenci, il consigliere Stelitano, presidendo la commissione, ha detto la votiamo adesso, poi però è importante integrarla, altrimenti lo rendiamo un atto inefficace, quindi ci dobbiamo mettere tutti i passaggi. Queste sono state le parole del consigliere Stelitano, con cui di solito non vado d'accordo, ma lui stesso ha detto poi andrà benissimo, portiamola pulita però al Consiglio, e portiamola completa e facciamo un voto completo, perché altrimenti rischiamo di fare un atto inefficace. Chi è allora che vuole fare un atto inefficace? Vogliamo votare un qualche cosa?
vogliamo votare un atto che abbia più efficacia e più completezza, come chiedeva il consigliere Stellitano, la cui presidenza in quel momento è stata veramente giusta e corretta, oppure vogliamo fare un atto che rischi di avere degli estremi di inefficacia per poi attaccare meglio l'assessore di turno, per poi attaccare meglio la presidente. Cioè, cerchiamo di capire che sui morti e sui servizi non dovremmo farci le guerre. Noi abbiamo votato come lista civica Marino convintamente in quel momento la risoluzione in commissione, la voteremo, voteremo gli emendamenti, se passeranno gli emendamenti la voteremo emendata perché sarà una risoluzione più corretta e più efficace, se altrimenti qualcuno la vuol far passare come una mozione invece in parte un pochino zoppa, in parte mancante, forse ha delle sue battaglie personali da fare per cui non vuole l'efficacia. E quindi in tutto ciò ribadisco, voteremo chiaramente la risoluzione, abbiamo chiesto in commissione lavori pubblici, forse noi per primi, non ricordo esattamente ma credo di sì, che divenisse una risoluzione, dice no, facciamo subito come risoluzione, quindi la voteremo, riteniamo migliore che venga emendata, la riterremo più efficace, quindi voteremo gli emendamenti. Grazie. Grazie consigliere Tutino, no, consigliere Lanci. Mi dispiace. Serve. No, facciamo prima cioè, gli altri interventi, poi alla fine della discussione le do la parola. Ci sono altri interventi? Consigliera Carus, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, semplicemente riportando la discussione rispetto agli interventi che ci sono stati precedentemente, era proprio per ridare gli emendamenti presentati e comunque le modifiche che riportavano il lavoro fatto dagli uffici, non da oggi, io vorrei sottolinearlo perché è proprio invece un lavoro che sottolinea, che si vorrebbe sottolineare quello che è avvenuto in questi anni, perché anche i primi dati che riportano il lavoro da gennaio del 2013, ma il problema era presente, anzi per onor del vero gli atti riportati sono anche un po' una sintesi degli atti consultati, proprio perché il lavoro fatto parte da appunto già dal 2013, quindi già precedentemente se ne sono occupati è faticoso parlare così? Grazie. Sì, aspetto il silenzio, grazie. Silenzio totale? Quintorno. No, qui intorno. Da due anni a questa parte non c'è mai. Allora, semplicemente per cercare di riassumere gli atti avvenuti in quest'anno, come era già riportato anche nella risoluzione, il 23 gennaio del 2013 il comando UO del 10° gruppo della Polizia di Roma Capitale ha trasmesso a tutti i dipartimenti competenti una relazione di servizio, appunto in cui si elencavano le criticità della circolazione stradale nelle vie del municipio Roma 10 con le segnalazioni di pali illuminazione e sottolineava appunto la non conformità alle norme del codice della strada e le situazioni di pericolo e di intralcio. Lo stesso ufficio del municipio nell'area appunto di manutenzione urbana ed edilizia pubblica ha richiesto al Dipartimento SIMU e anche alla CEA di provvedere con urgenza, quindi parliamo già del febbraio del 2013, allo spostamento sia dell'alberatore sia dei pali ubicati all'interno della carreggiata. È stato poi successivamente anche sempre dall'OT del municipio, sempre dalla stessa area manutenzione urbana, è stata ritrasmessa una nuova istanza proprio per sottolineare il pericolo alla CEA. Si sono poi svolte anche quelle che già erano state sottolineate precedentemente, lo scambio tra il condominio di via Fontanella 159 e la CEA stessa. Non è stata risolta la criticità e quindi perdurava sia la segnalazione dei cittadini sia la problematica stessa. Sempre la stessa area manutenzione urbana edilizia del municipio ha richiesto alla CEA di fornire
quello che sono le notizie in merito a una programmazione di questi interventi, quindi di una ricollocazione dei pali dell'illuminazione. È stato sollevato anche dall'assessorato, sono stati con una nota che riassumeva anche gli impianti dell'illuminazione pubblica collocati in difformità rispetto a tutto il municipio, quindi non soltanto alla situazione, come qualcuno giustamente diceva prima, se non sbaglio proprio la consigliera Lenci, giustamente, cioè la problematica è sul territorio vasto, quindi questo elemento va sottolineato, c'è bisogno di una risoluzione del problema sotto diversi punti di vista. Inoltre c'è stata la raccolta di firme che i residenti del quartiere di Morena hanno portato all'attenzione dei vari organi competenti, e il vice capo di gabinetto del sindaco, quindi con la funzione di coordinamento dell'emergenza e della sicurezza, la delegata alla sicurezza, ha richiesto il sopralluogo proprio in seguito alla raccolta di firme dei residenti, ha effettuato il sopralluogo all'interno del quartiere e in seguito al sopralluogo ha anche sottolineato quelle che sono state le emergenze, come già detto anche nella stessa nota, emergenze segnalate sia dagli uffici, sia dai cittadini, sia dal municipio nei diversi anni, e chiedendo appunto un intervento nell'immediato per quello che riguarda lo spostamento e la ricollocazione dei pali. Dopodiché anche il settimo gruppo tuscolano nel reparto affari generali ha richiesto la necessità di un intervento, precisando anche che l'area di cui parliamo si trova nelle zone O, quindi nelle zone di recupero, facendo riferimento al piano particolareggiato 4F, e che quindi negli anni il discostamento nell'arretramento appunto che c'è stato in questi anni si è seguito lo spostamento dei pali, e quindi sono rimasti nella posizione in cui, di pericolosità in cui si trovano tutt'oggi. E in finale, ma sperando che anche la situazione venga ulteriormente posta in evidenza, la stessa UOT del municipio ha inviato sia alla società dell'ACEA sia a Telecom la volontà e la richiesta di conoscere la programmazione, cioè quando è prevista, ed è prevista, è programmata una nuova allocazione e spostamento dei pali dell'illuminazione e della telefonia. Cioè questo credo che vada a dare forza proprio allo spirito e al ragionamento con cui la risoluzione parte. Cioè quello che giustamente è stato chiesto, e giustamente il problema è stato posto all'attenzione, è proprio quello di dire ok, bene, dopo integrando anche quello che sono stati i diversi atti, i diversi scambi di questi anni, il problema sussiste. Quindi la sollevazione del problema nata dalla mozione passata poi in commissione e oggi qui all'ordine del giorno è sicuramente un problema fondamentale. Cioè dopo 4 anni, 6 anni se parliamo dall'incidente, ma dopo tutto questo tempo la sintesi di tutto ciò è che il problema lo abbiamo ancora. Quindi vorremmo riuscire a capire, come è stato richiesto, se c'è una programmazione, quando si possa ritornare in una forma di sicurezza anche rispetto a quello che è il codice stradale, rispetto a quelle che sono proprio le norme di sicurezza vigenti. Grazie. Grazie consigliera Carrus. Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi adesso passiamo alla presentazione e discussione dei 4 emendamenti. Bene? Allora, mi date la copia degli emendamenti. Allora, primo emendamento sostitutivo. Giusto, è questo? Sì, sì. Prego, consigliere Lenci. Allora, per uscire da questa situazione che si è creata, si potrebbe magari, visto che comunque la presentazione del secondo atto portato Poli Carrus è un pochettino, diciamo, forse va a stravolgere un po' troppo, magari potremmo trovare una formula da inserire nella prima presentata, e inserendo appunto che gli uffici hanno lavorato nel frattempo, senza mettere per lo specifico tutti i punti.
se questa potrebbe essere una soluzione. E se non ci sono opposizioni, sospendo di nuovo il consiglio 5 minuti. Se i proponenti degli emendamenti, diciamo la consigliera Lenci e altri consiglieri, sono disposti, rivedono un attimo il testo della risoluzione. Allora, consigliere, sospeso non più di 5 minuti. Io pensavo che, scusate, pensavo che un argomento decente in 5 secondi poteva essere risolto oggi, va bene. Allora, consigliere Lenci, ci dice un po' tutto il consiglio, i sviluppi, minuto per minuto, prego. Diciamo che sono quasi... scusate, prego. Allora, praticamente abbiamo deciso di eliminare alcune note e lasciarle quelle che rendono più forte. Abbiamo... Sì. Grazie Presidente. Sì, solo per chiarire, se mi lascia proprio un minuto, riformulo gli emendamenti come deciso durante la sospensione, che ovviamente fanno riferimento al testo originario della risoluzione che andiamo a votare, ma che una volta accolto il primo emendamento a cascata poi è necessario approvare gli altri perché sono tutti quanti collegati. Il testo degli emendamenti è stato concordato con i commissari che hanno partecipato, per cui sono state nucleate alcune parti che sono state ritenute inopportune o comunque superflue, e per cui entrambi i firmatari, sia io che Vacaros, siamo stati, voglio dire, abbiamo concordato con tutte quante le modifiche, per cui in realtà non ci dovrebbe essere più problema. Un testo modificato e concordato. Gli emendamenti praticamente ove approvati. Perché poi i quattro emendamenti sono concordati con tutti gli altri. Condivisi? Sono condivisi con gli altri. Quindi ci portiamo lo stesso in discussione e in votazione o vengono ritirati? No, vengono portati in votazione perché poi modifichi. Ritiriamo nel testo 1. No, ho capito diversamente. Vabbè. No, non avete capito. Allora. Sì, Presidente. Allora. Meno che non conservavano il testo. Presidente Ascenso. Villa. Presidente Villa, praticamente avevamo pensato di integrare gli emendamenti nel testo che avevo presentato io. Scusate, però credo che la chiarezza sia fondamentale. Io ho un testo di risoluzione portato in consiglio che va in discussione, poi ho quattro emendamenti che modificano e integrano la risoluzione presentata in consiglio. I quattro emendamenti avete concordato che vengono inseriti nel testo di risoluzione tutte e quattro? Completi così come sono? Modificati però. Ritirate questi e poi ne presentate altri. Se no non si capisce. Vabbè, altri 5 minuti di sospensione. Allora, riprendiamo il consiglio. Allora, i quattro emendamenti presentati all'inizio della discussione sono stati ritirati e sono stati concordati la presentazione e vengono sostituiti con altri emendamenti che mi sembra risultino concordati. Allora, l'emendamento numero 1 che rimane tale e quale. Quindi io adesso ve lo leggo, a parte ce l'avete? Come lo state, fatte la fotocopia. L'emendamento ve lo leggo. Allora, premesso che in via Fontanino e Magnino, dall'incrocio con via Cetraro e fino al civico 183, i pali della pubblica illuminazione sono stati rimossi a causa della loro pericolosità per la circolazione veicolare e per l'incolumità dei conducenti di auto e moto.
La rimozione dei pali e la loro mancata ricollocazione ha determinato l'insorgere di problematiche perché l'area è priva di illuminazione e si è progressivamente degradata. Registra una forte presenza di rifiuti in terra e non solo in prossimità dei cassonetti e conseguentemente sta provocando una generale giustificata preoccupazione dei cittadini, legata anche alla carente sicurezza in prossimità degli accessi alle loro abitazioni. Questo sostituisce i cinque paragrafi del premesso della risoluzione che poi andremo a votare. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento. C'è discussione? Presidente, posso? Sì, solo per chiarire che le parti tolte dalla parte della risoluzione originaria sono poi ricomprese negli altri emendamenti, quindi è solamente questo. Va bene. Allora, ci sono interventi su questo? No. Passiamo alla dichiarazione di voto? Ci sono? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'emendamento numero 1? Scusate, però il segretario ha una ragione. Allora, su, per favore. Allora. L'ho letto, consigliere Ciancio, su, per favore. Scusate, per cortesia. Aiutiamo un attimo la segretaria. Facciamo la controprova? Allora facciamo la controprova. Chi è contrario? Scusate, per cortesia invito i consiglieri almeno quanto si vota a stare in silenzio, non si capisce niente. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quanti? 17. Allora, 17 voti a favore, l'astensione della consigliera Lancia, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo al numero 2. Nel numero 2 presentato restano la prima parte, dove è scritto 23 gennaio 2013, vengono tolte la seconda parte, 13 febbraio, viene tolto la parte relativa al 27 novembre e al 7 aprile e gli altri punti restano. Allora, sostituisce i quattro paragrafi del considerato che. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto, ci sono? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusate, per favore, consigliere Giuliano, per cortesia. Allora, controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, passiamo. Allora, non so, non so, ma chi si astiene? Passiamo al numero. No, vediamo un po'. 17 voti a favore l'astensione della consigliera Lancia. Passiamo al numero 3.
l'emendamento numero 3 e nel prima parte relativa al 5 luglio viene aggiunto a quale ACEA non ha partecipato, viene tolto il riferimento all'11 luglio 2014 dove c'è scritto è stato effettuato il sopralluogo a Morena, il resto rimane tale e quale. Apriamo la discussione. Nessuno? Dichiarazione di voto? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Di qua. Madonna, Carlone, La Notte, Giuliano, poi Coglia, Lotti, Renci, Villa. Facciamo come subito. Ma c'è qualche cucciolino da Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Chi si astiene? Nessuno? Consigliere Lancia. Allora, 17 voti favorevoli all'astensione della consigliera Lancia, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo all'ultimo, al numero 4, che resta tale quale con l'aggiunta nel secondo capoverso, lettera B, dove c'è scritto a rimuovere nel quartiere di Morena, aggiunge con priorità della già segnalata via Torre di Morena, come era nel testo della risoluzione apportata in consiglio. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento, non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Lancia. Allora, 17 voti a favore, l'astensione della consigliera Lancia, l'emendamento è approvato. Passiamo adesso al corpo della delibera emendata con gli emendamenti approvati. Allora, dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Potranno essere zitto. Passiamo alla votazione. Volevo dire, Presidente, mi consenta. Mi consento, lo dice il suo superiore, non lo dico io. Sia sereno, Presidente, sia sereno. Allora. Sia sereno, lo dice allora, il mio superiore. Allora, l'altro superiore, perché sono in due. No, volevo dire, condivido tutto quello che è stato fatto, per carità, è stato fatto un ottimo lavoro, anche se non è passato in commissione, però visto che c'è stata molta collaborazione da parte dei consiglieri, un po' per il bene di quella parte del quartiere. Però, dopo... Perché io fino adesso, cioè il dubbio mi è venuto adesso, io fino adesso ho visto tante risoluzioni, proprio tante, però risultati zero. Cioè non vorrei che questa è l'ennesima, perché se noi guardiamo c'è stata una mozione, c'è stato un altro atto, c'è stata tante cose, però oggi siamo ritornati in aula fino a quest'ora, il risultato, cioè io vorrei che a questo punto venga, cioè che qualcuno della maggioranza prenda effettivamente i loro referenti politici comunali o la loro referente municipale e dica effettivamente che il problema c'è. E poi un'ultima cosa che chiederei gentilmente, io magari sarà mia intenzione riconvocare la Commissione Legalità e Sicurezza e riconvocare la Presidente, se qualcuno mi aiuta a farla venire in commissione di voi, cioè voi che viene sempre da voi, specialmente da quella di Poli, se tante volte trova un po' di tempo per venire anche da me, anche se la concordo, però se viene, perché magari mi dice ci vediamo nel 2018, nel 2018 è finita la consigliatura, oh, magari ci vediamo nel 2016, è già troppo tardi perché siamo quasi lì, se ci vediamo magari entro il mese di febbraio, così ci porta e ci dice effettivamente cosa è successo su questa risoluzione, se la giunta del sindaco, non so, la vice caposegreteria del sindaco, del vice sindaco, la Materazzi,
Materazzi, detto bene, Materazzi, se magari ci deluciderà, perché qui avete citata, mi auguro che sta risoluzione sia un siluro per lei, che effettivamente la faccia salire sul siluro e la porti alla CEA o dove la... Quindi la dichiarazione di voto? È favorevole. Va bene, grazie. Allora, altre dichiarazioni? Non ci sono? Consigliere Poli, prego. Il gruppo del PD? Dichiarazione di voto? Se c'è la dichiarazione... No. No, non c'è una... Il PD non si è espresso ancora. No, prendo la parola, sì. Perché... Prego. Gruppo PD, consigliere Ciancio, prego. No, allora parlo io, va bene. Allora dico, dichiarazione di voto dei Fratelli d'Italia, siamo d'accordo. Consigliere Giuliano, io non l'ho invitato a parlare. Consigliere Ciancio, prego. Sì, velocemente, mi scuso col consigliere collega, pensavo che nessuno facesse la dichiarazione per il PD. Volevo assolutamente dire che in questa situazione però in cui si è lavorato, io onestamente mi sarei aspettato le fotocopie emendamento per emendamento, in modo più... proprio perché l'interesse di tutti era quello di capirci meglio se era il caso, oppure nel mettere il merito degli uffici alla fine avremmo determinato, adesso perché non lo sappiamo, perché non vedo come si comporrà la risoluzione, qualche demerito inopportuno per gli uffici. Ecco, perché fare l'elenco di tutto quello che hanno fatto gli uffici sinora e il risultato è quello che è stato, poi volevo sapere nella sostituzione della rimodulazione della microcriminalità se sparisce, io non l'ho visto questo, però nell'interesse supremo di questo problema, come sarà il PD vota favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Renzi, gruppo misto, prego. La mia è d'obbligo dopo tutta questa fatica. No, come gruppo misto non posso logicamente che esprimere un parere favorevole, e come diceva il consigliere Matronola, mi voglio augurare che tutto questo lavoro porti a dei risultati poi sul territorio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ha già fatto consigliere Giuliano. L'hai fatto come battuta prima. Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Allora, volevo dire, dopo gli interventi appunto del nuovo Partito della Nazione e del gruppo misto, Fratelli d'Italia sembra strano, ma è d'accordo con questa situazione che si va. No, non fa parte del Partito della Nazione, del Patto del Nazareno, però su queste cose dà il suo contributo. Quindi mi rallegro del fatto che finalmente, nonostante le dure di tempo, si sia raggiunti un fine che è poi per il nostro territorio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è a favore? Per favore. Controprova? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Arancio. Allora, è approvato, 17 voti a favore e l'astensione della consigliera Lancia, quindi questo punto dell'ordine del giorno è chiuso. Passiamo allora, comunico all'Aula che è stata contatto dai consiglieri della Daga e Tutino, è stata ritirata. Un minuto volevo spiegare, Presidente, se posso... Prego. Grazie Presidente, noi avevamo presentato questa mozione su... un distacco, diciamo, che riguardava il tema del distacco dell'acqua in un asilo convenzionato, richiamando perché l'avevamo fatto d'urgenza questo a dicembre, proprio perché c'era stato un asilo, ripeto, convenzionato, quindi si parla di un servizio erogato praticamente dall'amministrazione ad un'utenza sensibile, e l'avevamo fatto d'urgenza proprio perché era appena accaduta la cosa e volevamo
porre l'attenzione su questo tema. Ora, confrontandoci, essendo passato già un mese, confrontandoci con alcuni colleghi, ci... ci sembra che non ci sia più questo motivo d'urgenza ed emergenza sul fatto specifico, ma diciamo che ritiriamo quindi l'atto per evitare una discussione ora su un fatto così specifico, ma auspichiamo che si possa lavorare nella commissione per provare a ragionare insieme sul tema del distacco dell'acqua ad utenze che si trovano, lo sappiamo e capivamo negli anni passati, anche interi condomini che magari quando c'è l'amministratore per problemi, insomma ci sono stati anche atti penali, per cui ci si ritrova con il distacco di servizi pubblici, acqua, luce e gas, senza saperlo, e insomma potremmo forse ragionare tutti insieme su un sistema di garanzie per quelle utenze particolari, quindi laddove ci sono erogazioni di servizi pubblici, erogazioni di servizi a fasce deboli e così via. Quindi insomma ritiriamo l'atto auspicando che ci si possa lavorare tutti insieme nelle commissioni e poi in consiglio. Presidente, scusa. Che c'è? Su questo punto? È stato ritirato l'atto. Non c'è discussione su questo. Non c'è discussione su questo. Non c'è, no, per favore, su consigliere Ciancio, su questo non c'è discussione, l'atto è stato ritirato. Allora, passiamo all'ultimo punto. E, allora, proposta di risoluzione avente ad oggetto sci attività commerciale. Consigliere Caccamo, prego. Allora, questa risoluzione è stata approvata in Commissione Commercio dopo un attento esame svoltosi in varie sedute, durante le quali i commissari sono stati assistiti dall'ufficio SUAP e dall'ufficio tecnico. Questa risoluzione intende tutelare il principio della semplificazione dell'azione amministrativa sancito con la legge 241 del 1990 e inoltre si prefigge di tutelare il cittadino. Ragazzo, scusi un attimo. Prego. Per favore, dire consigliere, fare un po' di attenzione, grazie. Prego, consigliere Cacco. Dicevo, questa risoluzione inoltre si prefigge di tutelare il cittadino dai danni causati dai ritardi imputabili alla pubblica amministrazione. In questo fatto specifico, in questo caso specifico, la legge 241 prevede che un'attività commerciale si possa avviare tramite presentazione di una SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, corredata da varie dichiarazioni e autocertificazioni, salve le verifiche successive da effettuarsi a cura degli organi amministrativi. Qualche mese fa alcuni presupposti di questa SCIA sono stati, SCIA commerciale parlo, sono stati modificati su indicazione del Dipartimento Attività Produttive. Uno di questi riguarda la certificazione di concessione edilizia in sanatoria che molto spesso non arriva nei tempi previsti a causa di ritardi imputabili appunto alla pubblica amministrazione. Questo comporta difficoltà di avvio delle attività commerciali stesse e rischio di chiusura di alcune di queste già nel frattempo avviate. Io penso che tutti siamo d'accordo che in questo momento di crisi ognuno dovrebbe cercare di agevolare l'avvio di nuove attività economiche e non ostacolarle in nessun modo. Pertanto con questa risoluzione noi chiediamo alla Presidente e all'assessore competente di chiedere il ripristino della procedura originaria. Inoltre in Commissione abbiamo previsto, su richiesta dell'ufficio SUAP, un sistema di tutela per l'ufficio SUAP municipale attraverso la richiesta l'obbligo di rilascio da parte dell'ufficio UCE, ufficio condoni edilizi, di attestazioni formali inviate per iscritto, da cui risulti che l'omesso rilascio della certificazione di sanatoria non è imputabile né a negligenza del richiedente né a motivi di irricevibilità della richiesta stessa.
Questa risoluzione è un atto che qualcuno prima si parlava di documenti che noi approviamo qui in Consiglio. Questo documento è stato approvato, è stato adottato in Commissione perché con lo scopo di ottenere per i cittadini qualcosa di positivo per i cittadini che abitano e lavorano in questo territorio. Quindi mi auguro che l'Aula voglia accoglierlo favorevolmente. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Matronella, prego. Allora, innanzitutto un grazie alla Commissione che ha lavorato e diciamo che questo lavoro è partito, non è che me voglio prendere i meriti, però dal sottoscritto, perché il sottoscritto aveva sollevato questo problema che si stava verificando in tutti nel nostro municipio. Questo perché fu sollevato questo problema? Perché chi rilascia l'autorizzazione per la scia è il nostro municipio, e il nostro municipio giustamente richiede determinati documenti, tra i quali ti chiede sulla scia, ti chiede mi serve il condono edilizio. Se non c'è il condono edilizio io non ti rilascio l'autorizzazione, io come municipio. Allora che succedeva? Che il comune di Roma, che è quello diciamo che rilascia il titolo, è lo stesso comune a livello municipale che revoca il titolo, cioè la stessa amministrazione che revocava quel permesso. Quindi la commissione ha lavorato bene, perché io mi auguro che questa risoluzione vada in porto, cioè che vengano ascoltate, ma credo che già qualche modifica pare che sia stata fatta, credo, già sia stata fatta, perché già alcuni diciamo, se ne sono accorti che effettivamente il problema c'era, perché altrimenti l'escamotage trovata da alcuni commercianti che volevano aprire e pertanto avevano speso soldi per la scia, per quant'altro, si trovavano costretti alla fine dei 30 giorni, dove non arrivava qualcosa, a ripresentare la scia con l'altra tassa, nuovamente la tassa, altre spese, e questa andava avanti per tanto tempo. E questo andare avanti significava anche una maggiore spesa e una perdita di tempo nei confronti del municipio, che era costretto sempre a riscrivere, a dirgli mi devi presentare il condono. Quello diceva il condono non ce l'ho, ripresento la scia. E pertanto devo dire che sinceramente ringrazio l'assessore competente, anche se assente, ci fa anche rima, l'assessore competente, anche lui assente, no? Che ha lavorato, che ha recepito quello che gli ho detto io e credo che gli abbiano detto altri consiglieri sulla preparazione di un atto, diciamo, rafforzativo a quello che già il Comune stava attuando. Ringrazio la Presidente Caccamo, non fa rima però è lo stesso, che anche lei ha recepito tutto, e devo dire che nel tempo di non manco 10 giorni, 15 giorni ha elaborato l'atto, ha preparato l'atto, l'ha portato in commissione, ha ascoltato tutti quanti i consiglieri che hanno diciamo, rappresentato i vari ostacoli che c'erano all'interno di questa nota fatta dal Comune. Pertanto ringrazio voi tutti, che adesso io mi auguro che vi spiegate, che nessuno faccia un altro intervento, perché credo che quello mio sia sufficiente, perché tanto quello che dico io non lo potete dire voi, perché pertanto... Consigliere Madone, questo se lo potevo anche risparmiare, prego, no, chiuda, grazie. Nel senso, un po', aspetta, termino, che devo dire, non faccio... Usiamo la dichiarazione di voto. Ma la facciamo? Allora, ci posso pure ripensare. Allora... grazie Presidente, prego. Lei è sempre buono con me. Grazie. Allora, altri interventi? Non ci sono. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Patrono, Forza Italia, prego. Riprendo il discorso che mi ha interrotto. Faccia la dichiarazione di voto. Riprendo il discorso che mi ha interrotto lei Presidente, grazie, la ringrazio per il suo comportamento. La Forza Italia naturalmente vota sì, perché è una cosa giusta, e pienamente, però la raccomandazione che venga seguita questa risoluzione. Cioè le risoluzioni vanno seguite. Non deve essere carta, il Consiglio ha votato e la risoluzione dice vabbè, abbiamo votato, abbiamo scritto.
Ok, scrivere va bene, ma però bisogna riscrivere e riscrivere ancora fino a che qualcuno dall'altra parte non ci ascolti. Grazie. Grazie, con questo vi saluto. Il voto di Forza Italia è favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Scusate. Allora, chi è a favore? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. È chiuso. Quanti siamo? La commissione. Sì, sì. No. 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Prima di chiudere il consiglio, una comunicazione di servizio. Domani mattina è convocata la commissione quinta lavori pubblici alle ore 9. Non sono disponibili né il presidente della commissione né il vicepresidente vicario Stelitano. Allora, l'altro vicepresidente è il consigliere Giuliano. Però per aprire la commissione, però il vicepresidente prima delle 9.45 non può stare in municipio. Quindi o si apre alle 9.45 oppure la commissione non si può tenere. Alle 9 quindi non c'è commissione lavori pubblici. Va bene? Io non so. Se ne c'è nessuno che apre non si fa la commissione. Allora, ripeto, non solo voglio sapere. Ci sono problemi? Allora, l'apertura della commissione alle 9.45. Io faccio parte pure della commissione. Va bene, allora, d'accordo, la commissione si fa? La commissione si apre alle 9.45.